La novità del giorno in ambito vaccinazioni contro il Covid è l'opportunità offerta agli studenti abruzzesi che si accingono a sostenere l'esame di maturità, opportunità di potersi vaccinare prima dell'esame. Ma per capire tutto nel dettaglio e anche per capire come devono procedere i ragazzi per prenotarsi, ascoltiamo in diretta da Pescara la nostra inviata Anna Di Giorgio. Buongiorno Anna. Buongiorno a te Marina e buongiorno anche ai nostri telespettatori. Con la telecamera di Andrea Berardinelli siamo proprio davanti alla sede dell'assessorato regionale alla sanità a Pescara, dove poco fa abbiamo ascoltato le parole dell'assessore Nicoletta Verì, che ci ha parlato proprio di questa novità del giorno in ambito sanitario, come dicevi tu, che è l'apertura a tutti i circa 11.000 studenti che dovranno dal 16 al 30 giugno affrontare l'esame di maturità. L'apertura quindi della manifestazione di interesse sul sito della regione per accedere poi alla vaccinazione. C'è questo doppio canale, per la verità, che l'assessore Verì ci ha tenuto a spiegare bene. Prima la manifestazione di interesse sul sito della regione, poi la prenotazione sulla piattaforma di poste e infine la somministrazione vera e propria, secondo un calendario di date ben precise che tra poco ascolteremo direttamente dalle parole dell'assessore Verì. Tutto questo perché tantissimi si sono domandati perché fare questo doppio accesso, prima sulla regione e poi sulla piattaforma di poste. Semplicemente perché si è resa necessaria una procedura particolare per sbloccare la piattaforma di poste per la categoria dei maturandi, che in questo momento non sono tra le categorie che possono accedere alla prenotazione del vaccino sul sito delle poste. Quindi ci sarà la necessità di fare uno sblocco, diciamo, manuale, registrando i codici fiscali dei singoli studenti sulla piattaforma di poste. Una procedura che appunto l'assessore Verì ci ha tenuto a spiegare. Diciamo semplicemente, però, prima di sentire proprio l'intervista che abbiamo realizzato poco fa, che questo piano viene fuori da una riunione preventiva che c'era stata anche lunedì tra le persone interessate, diciamo, a mettere a punto questa campagna vaccinale per i maturandi. Lunedì si sono incontrati l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale, il referente per la campagna vaccinale in regione Maurizio Brucchi e poi Antonella Tozza, dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale. Si è messa a punto appunto questo piano e l'assessore regionale ce l'ha spiegato così, attraverso questo programma di date scaglionate che andremo a sentire. Sentiamo proprio l'assessore Verì. Nicoletta Verì, assessore regionale alla sanità. Allora, finalmente si è sbloccata anche la situazione delle vaccinazioni per i maturandi. C'è questo meccanismo però del doppio passaggio sulla piattaforma della regione e poi sulla piattaforma di poste. Allora, perché? Sì, innanzitutto da domani mattina sarà attiva la piattaforma regionale per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione riservate ai ragazzi impegnati negli esami di maturità. Perché questo sistema telematico? Questo è un sistema che sarà attivo fino alle 23:59 di venerdì 28 maggio, successivamente da lunedì 31 maggio a mercoledì 2 giugno, i giovani che si sono iscritti alla piattaforma regionale saranno abilitati alla prenotazione della vaccinazione sulla piattaforma poste. Le somministrazioni saranno effettuate dal 3 al 5 giugno, la sera, dalle 18 alle 23. Perché è stato necessario prevedere questa doppia procedura? Sia per abilitare le tessere sanitarie dei ragazzi sulla piattaforma poste, perché attualmente non vengono riconosciute in quanto non riferite alle fasce d'età attualmente interessate dalla campagna vaccinale ordinaria, e sia per poter programmare slot straordinari e dedicati nei nostri punti vaccinali e fornire le dosi di vaccino necessarie all'iniziativa. I punti vaccinali in cui si terranno queste sedute riservate proprio a loro, ai maturandi, saranno stabiliti
autonomamente dalle singole ALS sulla base delle disponibilità e delle somministrazioni già fissate nelle diverse sedi. Quanti sono i maturandi interessati da questa vaccinazione? I maturandi sono 10.900, è una richiesta volontaria, quindi sono liberi di scegliere. Il mio augurio è che possano aderire più giovani possibile, perché ci deve essere questa sensibilizzazione verso i giovani, questa attenzione alla vaccinazione, proprio per non solo una messa in sicurezza degli esami, ma per ritornare a quella vita di relazione, di socialità di cui loro hanno tutti bisogno. Assessore, dal 3 al 5 giugno abbiamo detto partiranno queste somministrazioni. Gli esami di Stato si terranno dal 16 giugno al 30 giugno. Sì. Come tempi ci siamo per eventuali, sì, diciamo, effetti collaterali, qualora qualcuno dovesse avere decimi di febbre, insomma? Sì, sì, abbiamo stabilito anche questo, senz'altro ci siamo nei termini, ma anche perché gli esami di Stato quest'anno hanno una durata breve, quindi ci siamo consultati con gli uffici del provveditorato e quindi in regola per rispettare quelle che sono le norme. Si sa già che tipo di vaccino sarà somministrato? Si parlava di Johnson & Johnson come dose unica, è così? Questo in base alle dosi che sono disponibili e senz'altro anche Pfizer. Adesso le ALS metteranno a disposizione i vaccini. Bene Anna, aggiungerei per convincere i ragazzi che se si vaccinano, tutti quelli che hanno già in mente il classico viaggio del dopo maturità, una volta si faceva l'Interrail o qualcosa di simile, ecco, con il vaccino hanno anche la carta, diciamo, garantita, il Green Pass garantito. Motivo per convincerli. Hai qualcosa da aggiungere? Esatto. Sì, va aggiunta un'ultima cosa, Marina, che anche qualora si dovesse fare una seconda dose, quindi un vaccino che prevede un richiamo, questo richiamo comunque, essendo la vaccinazione, la somministrazione della prima dose garantita dal 3 al 5 giugno, la seconda dose andrebbe comunque poi fatta dopo il 30 giugno, che è la data ultima, insomma, del termine della maturità, quindi insomma gli studenti possono stare tranquilli qualora non dovesse essere Johnson & Johnson, come dicevamo con l'assessore, anche un vaccino che prevede un secondo richiamo comunque sarà fatto dopo l'esame di Stato, quindi eventuali linee di febbre, insomma effetti collaterali blandi non dovrebbero assolutamente inficiare la prova dell'esame di Stato. Riepilogando molto brevemente, ricordiamo da domani, quindi dal 27 al 28 maggio, sarà possibile manifestare il proprio interesse sulla piattaforma della Regione. Dal 31 maggio al 2 giugno ci si potrà prenotare per il vaccino sulla piattaforma di Poste e dal 3 al 5 giugno sarà effettuata la somministrazione vera e propria con un canale preferenziale in una fascia oraria che va dalle 18 alle 23. Questo in estrema sintesi, Marina. Se non hai domande ti restituiamo la linea. No, grazie Anna, va bene così. Grazie, esaustiva, naturalmente promemoria, poi li troverete online anche sul nostro sito, quindi per ogni ulteriore appunto promemoria da ricordare, insomma, quando e come vaccinarsi. I ragazzi poi sono sicuramente abili e arruolati sotto il profilo del web, quindi sapranno come fare.